Con la buona volontà il dialogo interreligioso può esistere. Non si devono lesinare sforzi per incontrare l'altro, non per conciliare l'inconciliabile, ma per aprirsi alla verità, conoscendosi sempre meglio. Ambrogio Bongiovanni, intervistato a margine della presentazione del suo libro La croce e l'Islam, inserito negli eventi di Sognare la pace, si riferisce ai rapporti fra cristianesimo e Islam. Ma non devono neanche spaventarci le differenze. A volte le differenze ci aiutano a capire anche elementi nascosti, anche sconosciuti, che possono arricchirci. E dobbiamo imparare, ecco, a saper incontrare le differenze e a saper dialogare proprio tra le differenze e ovviamente anche riconoscendo quelli che sono i valori, anche i punti comuni che in quasi tutte le tradizioni religiose possiamo anche trovare. Quelle, diciamo, sono la base che ci permette anche come dire, avviare un incontro. Nel suo libro, Bongiovanni, che è direttore del Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana, porta avanti la ferma convinzione che il dialogo interreligioso possa e debba esistere facendo emergere visioni teologiche e antropologiche con punti di contatto e di diversità, non solo un confronto di dottrine, ma uno scambio sulla propria intima esperienza di fede. Sulla stessa linea di pensiero, l'arcivescovo metropolita di Salerno Campagna Cerni, Monsignor Andrea Bellandi. La vera posizione autenticamente religiosa si distanzia anni luce da quelli che possono essere atteggiamenti che magari sfruttano la dimensione religiosa o si appoggiano alla dimensione religiosa per tutt'altri scopi e motivazioni. Quindi è importante che le persone religiose, in senso autentico, continuino e approfondiscano un dialogo, un rapporto, perché facendo vedere che la religione non divide ma unisce.